tipo da 10 anni che sogno di fare questi cosi, ma non ho mai avuto l'occasione di farli e ora finalmente basta! Quindi oggi prepareremo insieme i pumpkin cookies, si chiamano così, non sono sicura, degli hamburger! Ah, allora! Ah, siete pronti? La facciamo? Sì! Oh mio Dio, sono troppo contenta! Ho sempre sognato di farlo e finalmente potrò farlo! Oh! Buongiorno mondo! Io sono Caterina e benvenuti sul mio canale! Credo sia un po' complicato perché le istruzioni sono tutte in un'altra lingua che io non comprendo e quindi, sì. Però ci sono le immagini, quindi possiamo farcela. Io credo in me e in noi e in tutti, quindi facciamolo. Siete pronti? Abbiamo bisogno delle forbici, non possiamo aprirlo come cavolo vogliamo, perché tutti questi disegnini ci serviranno a costruire qualcosa. Tipo questo serve per fare il bicchiere della Coca-Cola, questo per le patatine. Quindi dobbiamo aprirlo bene. Se solo sapessi dove cavolo sono le forbici. Non so cosa sto facendo della mia vita. Yay. Ho fatto solo questi due e già mi sono stufata. Il Signore non mi ha donato il dono della pazienza. Passiamo a ciò che ci importa. Tagliuzziamo questa roba qua. Allora. Io sono fiduciosa. Per favore, adesso dite anche voi che siete fiduciosi. Che se non lo siete, non funzionerà. Quindi, voi ora, in questo preciso istante, commentate sotto il video, Cata, tu ce la farai. Tu, non è che magari puoi farcela, non è che posso farcela, io ce la faccio. Cata, tu ce la fai. Questo commentate, perché io ce la faccio. Io ce la faccio, non è che ce la farò, no, io lo faccio. Ok, basta dire... Prima ho detto che le figurine ci avrebbero aiutati, ma... Non mi stanno aiutando, non capisco niente, da dove devo iniziare. Ho deciso che andrò... A intuito, perché davvero non capisco. No, andremo proprio a intuito, sì, ho deciso. Lo faremo a intuito, sì, sì, sì. Ah, abbiamo la cola, le patatine, il pane e il pane. E questo? Beh, no, questo è l'hamburger e questo è il pane. La prima cosa che ci dicono di fare sono le patatine e quindi è quello che faremo, perché questo possiamo farlo. Apriamo. Devo annusarlo? Non so se voglio annusarlo. Buttiamo tutto qua dentro. Ho perso il misurino dell'acqua. Uno, due. E ora con la paletta mischiamo. Oh mio Dio. Meno male voi non vedete. Volete vedere? Ok, vi faccio vedere. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ora vediamo in teoria qual è il prossimo passaggio e cerchiamo di farlo in pratica. Penso che abbiamo un problema, perché qua dice che deve andare in microonde. Non si scioglie tutto questo in microonde? E poi per quanto tempo? Lo metterò in microonde. Se dovesse sciogliersi questa plastichina, vuol dire che mangeremo l'hamburger senza patatino, ok? Però devo sperimentare, quindi lo metterò in microonde. Per quanto tempo? Quanto ne avrò voglia. Torno subito e vi faccio sapere. Non si è sciolto, è uscito tanto fumo quando ho aperto, quindi... Però... Abbiamo le patatine, che adesso dobbiamo tagliare. Con questa lama... Ma continua a cadermi tutto oggi. Vorrei farvi vedere, ma ho solo una mano. Sono lì che dobbiamo seguirle. Ragazzi, con una mano è deciso. Non giudicatemi. Non dovete giudicare quello che state vedendo. Non giudicatemi, lo faccio per voi. E ancora la patatina! Ora continuo così, la fai. Abbiamo le patatine! Ve le voglio vedere tutte che cadano, avete capito? Non lo so! Eccole qua! Oh mio Dio! Saranno anche commestibili? Non lo so! Sono o non sono bellissime, eh? L'hamburger, mamma mia, puzza questo però, ve lo dico. Mischiamo, mischiamo, basta cantare per favore, Caterina. Composto per il pane.
Raga, no, questo è molto più... Non mi piace per niente. Non so, raga, così è, così andrà. Ok, vado a mettere tutto in microonde e torno subito da voi. Raga, si è gonfiato! Il pane ha preso vita! Ma quindi c'è il lievito qua dentro? Allora, togliamo... Il nostro hamburger ancora fumante, voi non lo vedete ma è ancora caldo. Ta-da! È troppo carino e ora in teoria dobbiamo tagliarlo per fare la fetta di sopra e la fetta di sotto. Comunque era il più suspicious, ma alla fine è quello che mi piace più. Tutu! Odore particolare. Questo potrebbe essere il nostro hamburger finito, ma non è così, perché abbiamo ancora delle preparazioni da fare. Vediamo un po'. Allora, patatine fatto. Ha! Dobbiamo fare il cheddar. Ora facciamo il formaggino. Mischieremo il formaggio non con questo perché è tutto sporco di pane, ma con il dietro di questo. Sì. Abbiamo il formaggino! Oh mio Dio! Cute! Per ora abbiamo le nostre patatine, che saranno freddissime, vabbè. Il nostro formaggino, il nostro hamburgerone e il nostro paninozzo. Ci manca la coca e il ketchup e poi saremo pronti all'impiattamento. Prepariamo la bevanda alla Coca-Cola. Oh, sa di caramella la Coca-Cola. Sì, fichissimo. Fa schiuma. Spero si senta. Vedete questo? Sì, è il nostro ketchup. Aspetto un po' da... Cioè, non mi ispira molto, onestamente, questo. Come faccio a farvelo vedere? È liquido! Oh, ho rischiato grosso. Ho veramente rischiato grosso. Facciamo il nostro hamburger. Allora, una fettina di pane, una fettina di hamburger, una fettina di formaggino, un'altra fettina di hamburger e chiudiamo con un altro pezzo di pane. Ah, l'ho fatto io! Ah, il ketchup! Il ketchup lo mettiamo qua. Mettiamo il ketchup. Tuc. Oh mio Dio, è bellissimo! C'è pure la colata! Non sono stata bravissima. Datemi in questo preciso istante un voto da 1 a 10 al mio paninozzolo. Lo adoro, io gli do 10, onestamente. Assaggiamo prima le patatine. Forse manca un po' di sale. Gli do un bel 1 su 10. Mi è venuta un po' di sete dopo tutto il sale di quelle patatine. Assaggiamo la coca. Buono, è come bere una caramella sciolta alla Coca-Cola. E infine il protagonista, l'hamburger. Raga, giuro, tremendo, orribile. È la cosa più brutta che abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Sì. Bene, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, se non è così lasciatelo lo stesso, tanto non vi costa niente e rende felice me. Io vi mando tanti bacioni, mi raccomando date un voto a tutte le preparazioni, patatine, hamburger, Coca-Cola, ketchup, a tutto da 1 a 10 e scrivete secondo voi se è buono, cioè se voi, tu, ti aspettavi che era buono o che faceva... Perché io mi aspettavo fosse buono, invece faceva... Fammi sapere. Cioè, commenta qualcosa, anche solo ciao, ti rispondo. E ci vediamo in un prossimo video.